questa nuova Sky Call, un mio quasi omonimo, Luca Boscoscuro, un appassionato vero di motociclette, oltre ad essere un protagonista del mondo delle due ruote da corsa, è uno di quelli che ha fatto la gavetta e ha corso in motocicletta, non è uno di quelli che ha iniziato a fare il team manager, no. Luca Boscoscuro correva, qualcuno di voi non se lo ricorda più, ma raccontaci un po', Luca, com'è nata la tua passione per le due ruote. Intanto ciao a tutti, ciao Luca, omonimo, la passione è partita un po' tardi, perché tanto ho cominciato a correre che avevo già compiuto 18 anni e non è più come i tempi di oggi che cominciano a 8 anni, però da per caso che ho iniziato a fare la Spa Production, perché fino a 6 mesi prima non ero mai andato in moto, e ho cominciato a divertirmi e la passione è andata a mille. E da lì fortunatamente è diventato anche il mio lavoro. No, non c'era come prima questa cosa, hai appunto accennato dei baby piloti, che poi è arrivata con Cavirossi, la storia dei baby piloti, no? Il primo campione del mondo che aveva 16 anni, ma per correre comunque anche per accedere alle classi come la Sport Production che c'era allora, o c'avevi lo sponsor o c'avevi i soldi e comunque insomma tu vieni da una famiglia molto numerosa, non credo che la famiglia stava lì proprio a dire, perché giochi a calcio con gli scarpini o prendi una moto? Almeno me l'hai sempre raccontata diversa. No, te l'ho sempre raccontata la verità. No, sono l'otto, il figlio numero 8 di 9, perciò a casa non è che c'era proprio tutta questa. Poi a casa mia non c'era grande passione per le moto, escluso un fratello che mi ha sempre aiutato, ma tutta la famiglia non era pro moto, questo è poco ma sicuro. E all'inizio, no, all'inizio sono partito fondamentalmente da solo, cioè nel senso ho comprato la moto come tutti quelli che compravano negli anni 90, come cioè, a 16, 18 anni, perché l'ho avuta a 17 anni la moto che prima i miei genitori non me l'hanno comprata, me la sono dovuta comprare, perciò da quando me la sono comprata avevo già 17 anni e da lì la compravi solo per andare con le ragazze A fondamentalmente nel rimorchio, percorso. diciamo, la rimorchio, dai, Ecco, su. sì, vediamola così. Ecco, e da lì invece poi facevo lo stupido per strada. Mio fratello, questo che invece c'ha passione, mi ha detto, guarda, se pensi di essere capace di andare in moto, devi andare in pista, no, per strada. Allora ti faccio vedere io, e da lì è stata una rovina, perché poi Ecco, mi è subito, piaciuto tanto. con una sboroneria un pochino veneta, no, dai, vai, vai, fammi vedere se sei bravo. E Ti te faccio gliel'hai vedere fatto. io qua Gliel'hai com'è. fatto vedere tu poi alla fine che eri bravo. La prima stagione quando è stata? 1990, ho fatto E la che Spa moto del campionato avevi? italiano, un'Aprilia Futura, che era là, che oltretutto sono riuscito a ricomprarmela dopo 20 anni praticamente, perché la credo di averla comprata che sa 4-5 anni, sì. Ma lo sai che c'è un gruppo su Facebook di malati che sta rimettendo a posto tutte le moto degli anni 90? Le 125, c'è tutto un giro fantastico. Sto seguendo questo gruppo, è affascinante perché sai, ti dici, cacchio, se l'avessi tenuta la motocicletta adesso c'è Ecco, gente come ancora tutte super appassionata. quelle. Sì, ce n'è ancora tantissimo. Ma io ho anche dei miei amici che si sono ricomprati la moto che avevano. Io ho comprato proprio la mia, quella che è proprio la mia. E chi ha comprato la moto che avevano, se la sono restaurata, la mettono in garage, perché proprio sono ancora affezionati agli anni quando avevi 17-18 anni, che il mondo era meraviglioso. Ti Pensieri ricordo. zero. E poi sei rimasto su Aprilia perché poi hai fatto tutta la carriera da corridore. No, pure su una Honda sei salito, mi pare. Sì, ho fatto il mondiale, ho fatto 3 anni Honda e 3 anni Aprilia. Ho fatto il campionato europeo, lo sarei fatto con Aprilia, e poi ho avuto anche la fortuna dove ci siamo conosciuti bene, quando siamo andati a lavorare in Piaggio, fondamentalmente io nel 2002 in Derby e fino al 2009, perciò è stata una bellissima esperienza. Ottima esperienza e poi insomma l'appetito viene mangiando, uno dice fammi fare una motocicletta, così, con No, l'apertura del no. regolamento Moto2, con il regolamento Moto2, proviamo, fammi vedere se sono bravo, sempre è colpa dell'altro fratello sempre che ti ha detto vabbè allora fammi. No. Questo qua è stato un caso perché, come tu sai, io dovevo correre nel 2010 con l'Aprilia, che aveva deciso di fare la Moto2, le Moto2 anzi erano pronte perché a novembre le moto erano pronte, poi per una decisione aziendale hanno deciso di non correre più in Moto2.
E da lì mi sono trovato spiazzato fondamentalmente perché era fine novembre e avevamo già i contratti con i piloti, avevamo tutto, però mancava tutto fondamentalmente perché non c'era più la moto, non c'era più C'era la niente. moto. Giù che Era corriamo. un bel problema da quel punto di vista lì. E dopo da lì sono andato a vedere l'ultima gara di campionato spagnolo, mi sembra che fosse a Valencia, che già correva la Moto2 in quello là, ha fatto una Sperimentale. valutazione. Sì, per quell'anno là però correvano già, che c'era un po' di tutto dentro che correvano. E vidi una moto che era fatta dagli inglesi, che era l'FTR, che secondo me poteva essere una buona base di partenza. E quando è stato, mi sembra sono stato io e mia moglie, siamo andati il 3 o il 4 di gennaio a visitare la loro factory Col e fresco. poi col fresco. E dopo che ho fatto un cioè, parlato con loro e capito quello che si poteva fare, ho riparlato a casa con i due capi tecnici che avevamo già sotto contratto per la stagione successiva e siamo andati su. Abbiamo fatto le moto con le nostre specifiche. Abbiamo chiesto a loro se ci facevano le moto con le nostre specifiche. Infatti, la moto si è chiamata Speed Up già dal 2010, sebbene la moto era di derivazione FTR, e quell'anno la prendemmo noi, cioè i primi due noi, dopo si aggregò De Bon, mi sembra, che però loro si chiamava FTR, e poi Abraham anche la Sì, prese giusto. durante la Abram stagione. corse con l'FTR. Senti, tu sei un team manager un po' di quelli rognosi, perché sei stato un pilota. Cioè, spieghiamo questo fatto, no? Quando un pilota arriva e ti racconta le favole, tu senti la puzza da prima che si levi il casco, l'ho visto più di una volta questa cosa. È Come così. reagisce? Come reagisce il team manager ex pilota alle favole? Ma non è che reagisci, alla fine tu dai una mano ai piloti, perché quando un pilota dice delle cazzate, non va da nessuna parte. Tu lo devi aiutare a maturare tutto ed è credo che abbiamo fatto un buon lavoro con il nostro team e con i piloti perché siamo riusciti a mandarne parecchi in MotoGP e comunque a fare anche le loro stagioni migliori in Moto2, perciò credo che il nostro metodo di lavoro sia buono. Non è che penso perché ho fatto il pilota, perché ci sono altri manager o team manager che hanno fatto il pilota. Il problema è sempre come tu decidi di gestire le situazioni, perché ci sono dei piloti che devi dargli dei ceffoni e dei piloti che devi dargli delle carenze per fargli Che capire insomma la vanno quantità di motivati di scivolata. più, vogliamo Ecco, dire no, cioè, certi dovresti prenderli che e un dritto un svegliamo. rovescio, ma Beh, comunque, se mi faccio invece. una pensata sui tuoi piloti del passato recente, perché insomma stiamo parlando di pochi anni fa, mi viene in mente pure Spargarò, Iannone, stesso poi gli italiani, Sì. Simone Corsi, talentuosi spagnoli che ancora stanno andando avanti, insomma Beh, l'ultimo. C'hai sempre visto giusto nel cavare il Sì. pilota. No, l'ultimo che ci è riuscito molto bene scusa, è stato Quartararo, che sfortunatamente non siamo riusciti a tenere un altro anno perché sennò completavamo bene il lavoro. Ma però, va bene, sono contento. Manca sta storia di vincere un titolo, c'è un po' qua. Vincere è sempre difficile, è inutile. Io voglio vincere tutti gli anni e ogni anno facciamo delle scelte perché poi io mi sono costruito la moto, ma io mi. Cioè, noi ci complichiamo la vita regolarmente, capito? Almeno, dico noi perché alla fine tutti quelli che lavoriamo insieme siamo un gruppo e alla fine io oggi sono contentissimo di farmi la moto perché secondo me il regolamento Moto2 doveva essere così per tutti i team, che doveva essere più o meno come la Formula 1, c'è cioè un fornitore di motori e tu che pensi di avere delle grandi basi. Potresti farti la moto e lottare, e io ho avuto questo coraggio qua e oggi sono orgoglioso di questo, mi fa molto piacere. Se prendi, cioè, i piloti che sono passati in Speed Up hanno quasi sempre raggiunto i loro migliori risultati, o sempre, adesso lo devo controllare, ma siamo su quella linea lì comunque. Allora, tu sei stato un player, un pilota della 250 middle class, quando era una middle class, oltretutto che era una best class perché c'erano tutti i mostri quelli fantastici. Sei stato Rookie of the Year, o sbaglio? Sì. Privato, No, ho vinto il mondiale privato perché io ho ecco. fatto
Ukawa, secondo me, ha fatto quell'anno secondo italiano e secondo Aprilia al mondiale, perciò non era male, così non c'erano cinque ufficiali. Insomma, la Non domanda è è questa: stato secondo male. te la Moto2 è allo stesso livello della 250 come livello formativo per i piloti? Ma se devo, cioè, allora, la 250 pare che era due tempi, perciò si andava anche in 500 che erano due tempi, oggi si va in MotoGP che è un 1.004 tempi. Secondo me l'ultima, quella col motore Triumph, è molto più formativa. Dopo bisogna anche dire che il motore quattro tempi è molto più facile da gestire. Col 250 dovevi lavorare molto di più su molti più parametri. Che erano, dovevi farti il cambio preciso perché se non uscivi dalla curva, se non tenevi un tot di regime di giri il motore, non uscivi, cioè tutte queste cose qua devi stare attento a scalare perché sennò potevi grippare, devi stare attento a come gestivi il gas. Quello che invece il quattro tempi è molto più facile, però la complicità che ha il complesso che c'è oggi fare il risultato in Moto2 è che tutte le moto sono uguali perché praticamente tu prendi sia una Kalex o prendi una Speed Up o prendi una KTM, la differenza la fa sempre il pilota. Perché se tu guardi in un secondo partono in 20, ma se tu inverti le moto, Partono in 20 uguale. cioè, ma sempre in un secondo sono tutti quanti lì in un secondo ed è veramente molto complicato primeggiare su questo qua. Perciò tutti i piloti che sono realmente veloci in Moto2 quando vanno in MotoGP. C'è delle buone possibilità che facciano molto bene. Logico, ci vuole la moto, MotoGP, poi ci vuole la moto giusta e il team giusto, come in Moto2. Secondo te invece il Kalex che si è presentato, insomma, è arrivato, prima c'era FTR, c'erano altri costruttori, a un certo punto è arrivato Kalex e un po' ha fatto la differenza. C'era Suter, Marquez ha vinto il suo mondiale della Moto2 su una Suter. È arrivata la Kalex e ha fatto la differenza. Dove è stato il merito di Kalex? Fare una buona moto o farne tante e darle a quelli giusti? Farne tante dalle quelli giusti, ma non è c'è cioè una critica o altro. Loro hanno fatto una diversa dalla strategia nostra perché noi, cioè come Speed Up, abbiamo avuto anche 8 moto al mondiale perché nel 2013 ce n'erano 8. Insomma, mediamente noi ne abbiamo quasi sempre avute 4. Abbiamo quasi sempre il team del Qatar o qualcun altro, ma quello. La differenza che ha fatto Kalex è stata brava ad appoggiarsi ai team giusti. E i team che hanno preso i piloti giusti, perché la differenza in Moto2, io lo dico sempre, la fa il pilota. Il pilota è la squadra. Le moto sono troppo simili perché la moto riesca a fare la differenza. Ora, tu prima hai detto, adesso siamo passati al motore Triumph, che è stata la novità, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo. Ma le moto vecchie, quelle che andavano con motore Honda, dove stanno? Che ci si fa con quelle moto lì? No, si fa ancora il CEV, dove ho due moto che corrono anche il CEV, quest'anno ne abbiamo una solo momentaneamente. L'anno scorso abbiamo sempre portato dei piloti rookie che hanno fatto podi e tutto quanto. Cioè, le moto alla fine, quelle sono moto da corsa, come dire, che fine hanno fatto i 250? I 250 sono l'amatore che va a girare e poi se la tiene lì come una bella reliquia. Questo, tanto le moto da corsa fanno sempre quella fine lì. Tu sei stato un innovatore nella Moto2 perché, come fece l'Aprilia all'epoca, iniziasti a mettere nella tua motocicletta le parti importanti in carbonio, il forcellone in carbonio, questa cosa. Poi non ti è venuto dietro nessuno. È un primato tuo perché sei un po' visionario o perché alla fine si sono fatti due conti e costava troppo? Ma cioè, io non la vedo dal punto di vista economico, a parte che nelle corse vuoi solo vincere, il resto non conta. No, la fortuna mia è stata che lavorare sicuramente in Aprilia, dove ho visto tutti i vantaggi che c'erano e appena ho avuto la possibilità di farlo, perché dal 2012 che noi corriamo con la moto 100% speed up. Dal 2012, perché fino al 2011 c'è stata questa collaborazione con FTR, ma il 2012 era 100% nostra e abbiamo iniziato al 2012 col forcellone in carbonio. Poi anche lì è sempre molto complicato perché le differenze sono minime, non è che tu monti un forcellone, guadagni un secondo, perdi un secondo, perché queste qua sono solo fantasie che si mettono in testa i piloti fondamentalmente. Che poi quando hanno la possibilità di provarlo lo capiscono, le differenze sono minime. Può dare dei vantaggi o meno, perché tipo con Sam Loves fino al 2000, cioè il primo anno 2014 lui ha usato il forcellone in carbonio. Dopo, siccome vedeva che tutti ce l'avevano in alluminio, lo voleva anche lui in alluminio.
E allora facciamo in alluminio per farlo contento, perché il pilota deve essere contento e motivato. E dopo invece l'altro pilota che c'era nell'altra squadra, che era Julian Simon, che correva nel team del Qatar, lui invece correva quasi sempre col forcellone in carbonio, perché per lui c'erano dei vantaggi, dei svantaggi, magari c'erano delle vibrazioni che con l'alluminio attutiva, però più grip, più possibili, era meglio il forcellone in carbonio. Alla fine, quando nel 2000 siamo andati avanti così, che uno poteva decidere quale voleva, o uno o l'altro, nel 2018 con Quartararo, lui invece, subito quando faceva le prove comparative, si rendeva conto che l'altro era più un vantaggio, e lì è stato facile con lui, perciò con lui siamo riusciti anche a sviluppare, perché lui ci credeva in questo. E da Via. lì adesso basta, solo carbonio, cioè solo l'alluminio l'abbiamo accantonato, basta. Arriva un altro, zitto che Quartaro gli piace quello. No, perché anche prima, cioè non è che, anche per darti un'idea, Lowe's quando cambiò, fece le prove comparative tra alluminio e carbonio, alluminio e carbonio. Il giro più veloce, come in ogni caso, era fatto con quello in carbonio, solo che però voleva quello in alluminio, perché gli altri avevano in alluminio, probabilmente. Capito? Allora Luca, facciamo finta che c'hai la borsa con la tuta sotto lì al tavolo e nella porta che io vedo, ma non si vedrà nell'inquadratura, di là c'è la moto che vuoi provare in pista in questo momento. Qual è questa moto che vorresti provare in pista in questo momento? Guarda, questi giorni qua ho letto diversi articoli, perché tanto come tutti siamo incollati Sei davanti tempo al... libero. sì, mi piacerebbe tanto provare un 500 due tempi, quello mi piacerebbe tanto, E che non ho non mai sei avuto l'ultimo che me lo la dice in queste. fortuna di provarla, questo mi dispiace, mi piacerebbe tanto provare un'onda, o un'onda comunque, no, un'onda, mi piacerebbe provare tanto un'onda 500. E la tua l'hai mai provata? Non ho mai fatto 1 metro con la moto mia. Chi lavora con me non vuole che io faccia neanche 1 metro. No, io penso che credevo che. Assolutamente, perché Perché. qua. Io credo che tutti noi, no, facessimo il tuo lavoro. Una volta, dai, fammi fa cioè, stai lì che. No, cioè, ma la voglia ce l'hai, la curiosità. Allora, ma qualche volta ce l'ho avuta, però alla fine è come una droga, è meglio non iniziare. Cioè adesso mi sono disintossicato, adesso poi che sono passato dalla parte di qua del muretto, e perciò posso infamare quelli che stanno dall'altra parte, che sarebbero i piloti, è perfetto, perché se passo io di là poi quante ne devo sentire. Voglia. Comunque vai su strada, tu sei un motociclista stradale, fai il bravo adesso, sì. Sì, no, beh, diciamo che ho pochissimo tempo anche da usarla. Però sì, uso la moto. A me piace andare in moto, cioè, la mia passione, ma mi piace, poi dà un senso di libertà. È splendido quando vai in moto, secondo me. Invece un'altra domanda, si parla un po' adesso l'attualità, a me interessa poco, però qualcuno inizia a dire facciamo i gran premi senza pubblico. Ma tu ce lo vedi un gran premio senza spalti pieni? Com'è? Vabbè, Beh, allora, il a parte il Qatar, MotoGP. ci siamo, abbiamo visto com'è, ma Jerez vuota. O, per esempio, È un peccato, Brno vuota. è un peccato, però alla fine io penso che, cioè, questa è la situazione, dobbiamo adeguarci. È come vedere quando viene a partire il calcio a porte chiuse, è bruttissimo, perché vai a San Siro e vedi una partita vuota, è tristissimo se lo metti da quel punto di vista là. Però poi questo è il momento, cioè il coronavirus ci sta facendo fare delle cose che 2 mesi fa non ci avremmo neanche, cioè, avresti chiesto all'altro se era matto. Invece qua è 40 giorni che siamo chiusi dentro casa e non esci. Adesso vuoi uscire, devi uscire con la mascherina. E quando andavamo in Giappone ridevamo di quelli che vedevamo con la mascherina. È vero, che è così, che loro ce l'avevano Siamo giusto insieme per il qua. raffreddore, ti Siamo ricordi? insieme qua, eh. Sì. Loro, se nel raffreddore escono con la mascherina, noi diciamo che la sono matti. Eppure adesso noi siamo così, perciò cosa vuoi che ti dica? Io certo che vorrei sempre la gente sulle tribune, e comunque è bellissimo, cioè quando vai a Jerez, che esci, che guardi il parcheggio dove sono parcheggiate tutte le moto della gente che è venuta a vedere il Gran Premio, cioè è una cosa bellissima, però oggi niente, non c'è. Bisogna adeguarsi ai tempi, e credo che fare le gare comunque sempre con la televisione, andiamo a toccare comunque sempre tantissima gente, e intanto è un modo di riniziare il dopo coronavirus. A proposito dei telaismi, ma non ti è mai venuto quando c'era
l'apertura anche sulla Moto 3 della costruzione solo del telaio, che la Moto 3 è iniziata così, no? Compratevi il motore e poi mettete il telaio che volete. Non ti era venuto la cosa di farla anche a te una moto? Beh, diciamo che in quel momento là non saremmo stati pronti perché, come ti ho spiegato prima, l'idea di farci la moto ci è venuta, cioè, a dicembre fondamentalmente, dovevamo correre a marzo, cioè, perciò non eravamo né strutturati né niente. Oggi sarebbe un'opportunità anche di poterlo fare. Questo abbiamo fatto come spin-up anche le moto per fare la Pre-Moto 3 in Italia e siamo andati anche molto bene, ci siamo sempre divertiti, abbiamo vinto anche tante gare e tutto quanto, siamo con dei piloti rookie, giovanissimi, dodicenni, cioè oggi non sarebbe un problema farla, prima sarebbe stato un problema. Dei piloti giovani emergenti, qual è che ti piace di più? Guarda, ti dico, è difficile valutare i piloti in Moto 3. Onestamente, perché la categoria è un po' particolare, non è più come era prima la 125, dove restavano i veterani che tenevano livello alto e tutti i piloti, come possiamo dire, i piloti giovani inseguivano il vecchio e perciò il livello si alzava immediatamente. Oggi le gare della Moto 3 sono veramente molto particolari perché tante volte il giro veloce lo fa il pilota che è ventesimo, quindicesimo, diciamo, ma cosa sta succedendo qua? Fine gara arriva il gruppo di 15 piloti in 2 secondi, 1 secondo e mezzo. È anomala questa cosa qua. Perciò è sempre molto difficile capire i piloti. Un pilota che riusciva a fare la differenza negli ultimi anni sono stati due principalmente, uno è stato Martin e l'altro è stato Mir, che secondo me hanno fatto 2 stagioni, cioè delle stagioni veramente dove sono riusciti a fare la differenza. È difficile valutare i piloti in Moto 3, molto difficile secondo me. Io ho preso un pilota della Moto 3 di Gian Antonio l'anno scorso, che comunque aveva fatto vice campione del mondo e comunque vedevi che andava forte. Come è normale, i piloti che sono davanti sono forti, cioè c'è poco da fare, perché comunque per stare davanti in questo paddock bisogna andare forte. Bisogna andare forte e darglielo tutto, come si dice in gergo, certamente, però nel bacino della Moto2, qual è il pilota che ti è sfuggito? Se avessi preso quello sarebbe andata meglio. No, beh, dopo sai che lì è anche difficile delle volte prendere il pilota anche dal punto di vista economico perché non è sempre facile avere la possibilità di pagare degli ingaggi So, magari uno che ti è sfuggito pesanti. poi dice nella stagione è andato, lo sapevo che andava bene. No, se devo dirti la verità, ho sempre scelto i piloti, no, ho sempre preso i piloti che ho voluto, sono onesto fino adesso, perché comunque mi piace anche fare delle scommesse, cioè quando lo scorso anno ho preso Navarro, tutti quanti ridevano. Dopo non ha riso più perché l'anno scorso abbiamo fatto 10 podi. Sono arrabbiato io perché non abbiamo vinto le gare e quest'anno se non le vince qualcuno l'ammazzo io se non le vince. Ma però perché comunque vedi dei piloti che hanno i numeri e che devono essere gestiti, perché questa è la cosa importante. Anche di Gian Antonio comunque ha fatto una buona crescita l'anno scorso, ha vinto il rookie, che non è facile, ha fatto 2 podi, ha fatto una pole position, ha guidato per diversi giri delle gare, è uno forte, è uno che potrà fare molto bene anche in futuro. Secondo te, la Moto2 ha bisogno ancora di una ulteriore evoluzione o la formula va bene così com'è? Ma la formula per me è perfetta. Quello che io vorrei sarebbe solo avere 20-30 cavalli in più alla ruota, in questo momento qua ne abbiamo 140, se ne avessimo almeno 160-170. Sarebbe ancora più selettivo dal punto di vista del pilota, perciò non ci sarebbero più 20 piloti, secondo me, in un secondo. Ci sarebbe più gap. L'aerodinamica Questo è serve a quello. voi? No, serve. Anzi, quest'anno abbiamo lavorato parecchio perché l'anno scorso eravamo abbastanza carenti su questo qua. Quest'anno abbiamo fatto diverse giornate in Galleria del Vento e credo che abbiamo colmato anche i gap che avevamo nei confronti di Calex, che Calex invece aveva lavorato molto molto bene in Galleria del Vento. Che poi voi non potete fare cose molto vistose, a quanto ho visto, cioè dovete stare molto sempre sul profilo della carenatura, passaggi molto, non come la MotoGP che c'ha, sembrano dei biplani ormai. Sì, però a noi quelle lì non ci servirebbero neanche perché quello lì è fatto tutto quanto per l'accelerazione, per tenere giù la moto, per dare più stabilità. Alla fine la nostra moto va piano perché abbiamo
comunque la metà dei cavalli della MotoGP, perché la MotoGP si aggira intorno ai 280 cavalli, noi abbiamo 140, perciò capisci che non abbiamo bisogno di quell'esasperazione lì. Logico che comunque fare 3 km in più in rettilineo ti permette di superare un pilota e di poter entrare prima in curva, se no dovrai sempre tirare la staccata così. Perciò quello che è fondamentale per noi è avere un'aerodinamica corretta per avere una velocità di punta buona. I piloti di una volta erano piloti che sapevano tutto del proprio motorino, cioè la moto la conoscevano dentro perché la smontavano, la facevano. I piloti di oggi sono curiosi oppure sono più metodici, sono più, guardano altre cose. Ah, se devo dire, tutti i piloti che ho avuto fino adesso non hanno un'idea che roba sia un pistone in cilindro, fondamentalmente. E credo di non essere smentito, perché li senti quando parlano che non è una gran cognizione di quello che è la meccanica. Però l'importante è che loro diano il gas, questa è la cosa più importante di tutte. Poi non mi interessa che loro sappiano come funziona un motore, l'importante è che tu giri la manetta, sviti la manetta del gas. La coerenza del mondo delle corse è questa, l'importante è andare forte. Io con Il resto non questo, conta. non resto non conta, con questo ti ringrazio perché tra una cosa e l'altra siamo arrivati vicini alla mezz'oretta di chiacchierata e io fermo sempre i miei interlocutori più o meno verso la media ora di chiacchierata, così perché noi andremo avanti a parlare per un'altra mezza giornata, no? Sì, Chiaramente poi la sì, sì. gente si addormenta e quindi magari lo riprendiamo un'altra volta. Io ti ringrazio per aver risposto alla Skype call, naturalmente è un augurio tornare presto in pista. Speriamo di tornare presto, speriamo di tornare adesso che sarà a porte chiuse al 99% e di tornare presto con tutto il pubblico e sentire il calore vicino. Grazie Luca. Perfetto, ciao ciao a tutti, ciao Luca, ciao ciao.